Io intanto ringrazio Paolo che ci segue sempre con le sue interviste, tutta la redazione TG24. Questo è il quinto anno dei Vecchie Glorie Carnello. È nata per gioco, però è molto sentita e seguita e quindi mi invoglia a organizzare questa con fatica e un po' di lavoro. Però poi quando vedo i miei amici che rispondono con le presenze mi fa molto piacere e quindi lo faccio con tutto il cuore. Le squadre sono 4 maschile come sempre, solo che quest'anno c'è una novità. Abbiamo fatto una squadra femminile che diciamo sono figlie dei vecchie glorie, papà che giocavano, insomma, che giocano ancora adesso, e quindi è una squadra in più, femminile. Quest'idea è nata per ritrovarci un po' i vecchi amici che abbiamo giocato, insomma, in piazza, nelle vie, nelle strade, e questa è un'occasione per ritrovarci, perché stanno amici che vengono da fuori, Firenze, Roma, Pezzano, quindi è il momento, il giorno per ci rivedere, perché noi locali ci vediamo spesso, ma loro... Cioè, il lavoro, quindi è la giornata per ci rincontrare tutti, è, insomma, è una cosa emozionante, bella e sentita. Adesso passo la parola al mio amico Giulio Mastroianni. Ma io devo dire che questo è un evento intanto che sta cominciando a diventare importante, perché è già la quinta edizione, quest'anno c'è anche una squadra femminile, ma rappresenta un po' la continuità delle nostre radici. Ci ritroviamo dopo circa 35-36 anni da quando giocavamo in piazza a Carnello, per la strada, organizzavamo tornei, e l'amico Renato è solerte nell'organizzarlo. A noi fa moltissimo piacere perché, ripeto, è la riscoperta un po' veramente di quelle che sono state le nostre radici alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, se vogliamo. Quindi poi andiamo tutti a cena fuori al ristorante, è un momento di convivialità eccezionale. Spero che si faccia tutti gli anni e per tanto tempo ancora. Grazie.